Un trittico che si chiude al Barbetti, aprendone di fatto un altro con due gare interne nella settimana che verrà e che sarà fondamentale anche perché dovrebbe arrivare il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale sulla vicenda del passaggio di quote societarie. Quello che si apre domani per il Teramo è un ulteriore ciclo di impegni di un febbraio da pazzi per tutta la Lega Pro. La trasferta di Gubbio arriva a una settimana di distanza dall'altrettanto pazzesca rimonta di Viterbo, solo parzialmente stoppata dal pari interno di mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Il Gubbio, 4 punti più su del diavolo, ha cambiato un po' pelle nella finestra di gennaio di mercato. Non quanto il Teramo, ma alcune gerarchie tipo davanti sono cambiate. Sarò a meno spazio con Spalluto, che sembra ormai aver acquisito i galloni da titolare. Ci sarà l'ex Boulevard in mezzo al campo tra i rossoblù e l'attenzione sempre per le giocate di Arena, espulso nella gara di andata. Boulevardi non sarà l'unico ex di una partita particolare anche per Federico Guidi, che fu esonerato a Gubbio nell'ottobre del 2019 e al suo posto fu chiamato Vincenzo Torrente, che ancora siede su quella panchina. Biancorossi che dovrebbero confermare la difesa a 3, ma col rientro sul centro-sinistra di Pinto con Kodromaz centrale e Jacoponi sul centro-destra. Tutto lascia pensare che sarà Soprano dunque in gol contro la Pistoiese ad avere un turno di riposo in vista del doppio impegno interno Modena-Grosseto della settimana prossima. A sinistra non ci sarà Mordini squalificato e Aziosmanovic dovrebbe piazzarsi su quel lato lasciando a Bua, favorito sul Lombardo, la corsia opposta. In mezzo la coppia Arrigoni-Rossetti dovrebbe essere confermata visto che ha dato ampie garanzie. Davanti Bernardotto dal primo minuto con Cisco e Rosso visto che il primo sembra più in palla di Malotti. Teramo che mercoledì ha preso il primo pareggio del 2022 dopo 3 successi e 2 sconfitte. Paroni di casa invece ancora senza vittorie nel nuovo anno. 4 punti in 6 giornate, con l'ultimo successo datato 22 dicembre, 4-1 rifilato al Cesena proprio al Barbetti. Più in generale però, gli Umbri sembrano in leggera flessione rispetto ad un inizio di campionato promettente.